Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Titoli di Coda, l'appuntamento che conclude il palinsesto quotidiano di Teleroma 56. Ogni sera per tenervi compagnia con le prime pagine dei giornali che tra qualche ora potrete trovare in edicola, i commenti e le principali notizie commentate. Oggi in studio anche dal nostro ospite, è un piacere che sia tornato qui a Titoli di Coda. Saluto allora Giulietto Chiesa, giornalista e scrittore. Buonasera. Buonasera. Insomma, sono tante notizie di cui dovremmo occuparci sia nel nostro confine, nel nostro cortile italiano, perché insomma il governo comincia a dover fare i conti con per esempio il non abbassamento dell'IVA che potrebbe pregiudicare la stabilità della sua maggioranza di larghe intese, ma poi anche guardando oltre confine tanti motivi di interesse che animano la nostra rassegna stampa. Pensiamo a quello che sta accadendo negli Stati Uniti e non solo con la vicenda del Datagate, scadenze elettorali importanti, quelle dell'Iran, la Grecia che chiude addirittura la propria TV di Stato. Vogliamo partire proprio da questo, magari Chiesa, che insomma, siamo in televisione, allora siamo particolarmente sensibili all'argomento. Magari le propongo anche un primo titolo che ci può introdurre la questione, poi ci addentriamo anche nella lettura di qualche passaggio. Qui siamo sul foglio. Fine delle trasmissioni, paragonata alla RAI, ERTA ha un peggior rapporto tra perdite e numero di dipendenti. La ERTA è appunto la TV nazionale greca, forse era. È il caso di dire a questo punto, ma in Europa non esiste un'altra emittente pubblica come la nostra. Per cambiare a Viale Mazzini non basta nemmeno il vincolo esterno. Insomma, si parla di sospensione, ma fatto sta che è una notizia che non ha precedenti. Come dobbiamo guardare a tutto ciò? Ma dobbiamo guardare un po' come in uno specchio in cui potremmo presto trovarci anche noi. Se la questione del debito non viene risolta, non mi pare che ci sia neanche la prospettiva a medio termine, anche noi avremo delle situazioni del genere. Certo che questo è anche lo specchio del disastro europeo, perché la Grecia è stata portata in una situazione che non è più da paese civile, cioè siamo con un paese che è membro dell'Unione Europea, che è stato ridotto sul lastrico da una manovra speculativa che è stata costruita e organizzata da Goldman Sachs e dalle grandi compagnie bancarie internazionali che hanno praticamente distrutto un paese, distrutto letteralmente un paese, una cosa assolutamente allucinante che noi ci continui a far finta di non sapere che il potere politico è passato nelle loro mani. Questa è la questione cruda e nuda di fronte a noi. Il potere europeo è ora delle grandi banche che hanno prima costretto a privatizzare tutto, nel caso specifico in Italia hanno privatizzato tutto il sistema bancario e adesso naturalmente verranno a privatizzare tutti i nostri beni con i soldi fittizi che si sono inventati. Più o meno questo sta succedendo in Grecia sotto i nostri occhi. Come dire che uno dei diritti fondamentali del cittadino europeo in Grecia è stato azzerato da una decisione economica. Niente po' di meno che una decisione presa da un gruppo di banchieri che non sono mai stati eletti da nessuno ha azzerato un diritto fondamentale dei cittadini greci, quelli di essere informati da una emittente pubblica. C'è anche chi va controcorrente, o perlomeno parcialmente, è ancora il caso del Foglio, l'articolo lo firma Lanfranco Paciolo, cerchiamo di sintetizzare il suo pensiero, due pallottole sullo schermo e via, chiudere una TV non è bello, dice Lanfranco Paciolo, ma privatizzarla le fa bene e rende soldi. Sì. Come argomenta la sua posizione Paciolo, e poi la facciamo commentare a Giulietto Chiesa. La domanda che viene da Atene dunque è quanto mai legittima, ha ancora senso l'esistenza di questi poli televisivi pubblici ramificati ed estesi, sovradimensionati, costosi e spesso mal gestiti, sempre sotto influenza di una mediocre politica. L'EBU, che sarebbe lo European Broadcasting Union, ovvero Unione Europea di Radiodiffusione, è un organismo che riunisce le emittenti per lo più pubbliche, vede i propri membri sia effettivi sia associati in crescita, una ventina di aderenti in più, ma la filosofia del servizio pubblico non sembra dare segni particolari di risveglio. E poi insomma viene citato il caso della Francia, dove l'allora privatizzazione di Tele France 1 oggi ha prodotto comunque dei risultati positivi. Quella TV sta sul mercato e ci sta molto bene, al pari delle altre due reti pubbliche francesi. Sì, Chiesa. se si pensa che la televisione serve solo a fare soldi, va benissimo, è un criterio
che si può valutare. Sfortunatamente la televisione è diventata il principale strumento di formazione della cultura, del livello etico di un paese. Le televisioni sono diventate più importanti di una scuola pubblica, dell'educazione pubblica, della famiglia, dell'oratorio, dove c'è ancora l'oratorio. Privatizzare le televisioni significa privatizzare l'informazione e la comunicazione, cioè mettere un bene collettivo nelle mani di un gruppo di privati che hanno tutto l'interesse non a raccontare la verità, ma a raccontare la loro verità. Se il degrado del nostro paese lo misuriamo con questi criteri, certo qualcuno ci farà soldi. Il problema è di capire se la democrazia italiana ci fa, avrà vantaggi o avrà svantaggi. A occhio e croce lo Stato, diciamo, disperante della morale pubblica in questo paese ci dice che cosa ha significato la televisione privata e privatizzata. E poi non mi si venga a dire che tre canali sono pubblici, perché i tre canali pubblici si sono comportati esattamente come i canali privati, dividendosi la pubblicità e facendo la stessa politica. Quindi noi in realtà, come è già stato scritto da molti, siamo di fronte a un monopolio privato che si chiama Rai Set o Media Rai, che dir si voglia. L'Unità è attratta anche dal caso greco, della TV greca, e presenta in prima un pezzo firmato proprio da un reporter greco che dice: io reporter vittima greca, il nostro governo teme l'informazione, per questo ha chiuso la TV pubblica. L'ironia della sorte è che l'annuncio è stato dato dal portavoce del governo greco, ex giornalista della ERT, della TV pubblica greca. A volte questo è un mestiere anche ingrato, Giulietto Chiesa. Perché dice paradosso? Non è un paradosso per niente. I giornalisti dei più importanti canali televisivi sono dei funzionari del potere politico, quindi è normale che vadano a fare i portavoci del governo e che dicano le notizie di questo genere. Non è uno stupore, dovremmo saperlo tutti. La gran parte dei giornalisti della RAI sono al servizio del potere politico. La RAI è sempre stata lottizzata. Nel caso specifico qualcuno va a finire al governo, qualcuno va a finire per questo, quello, secondo, terzo partito. Come si può ripartire? Sappiamo che la convenzione scadrà tra Stato e RAI nel 2016, può essere quella una scadenza naturale che possa finalmente comportare una modifica, una rivoluzione del sistema radiotelevisivo italiano? Non credo proprio, credo che questo non farà piacere alla Franco Pace, ma la mia idea è che lo Stato dovrebbe riprendere nelle sue mani tutte le frequenze radiotelevisive, perché sono proprie, sono dei cittadini italiani, cioè sono le nostre, e poi dovrebbe ridistribuirle su base concorsuale, sulla base di un preciso criterio di utilizzazione di un bene pubblico. Chi lo usa male non gli viene chi lo stabilisce chi lo usa male? Lo dovrebbe stabilire, a mio giudizio, per esempio, un Consiglio Nazionale Audiovisivo eletto dai cittadini italiani e non dai partiti politici. Quindi, stavo quasi per temere che mi tirasse fuori l'ennesima autority, perché... No, io propongo proprio, siccome ho già detto prima che considero la televisione il principale strumento di formazione intellettuale di un paese, allora io ritengo che sia un bene pubblico. L'informazione e la comunicazione sono un bene pubblico e dovrebbero quindi essere gestiti dal pubblico. Quindi sottraendo ai partiti politici e alla loro lottizzazione il controllo di questo strumento. È ancora così, Chiesa, anche al tempo dei web media, dei nuovi media? Sì, insomma, sì, c'è sì. Ancora questa centralità della televisione, secondo lei? Mi dispiace. Pensiamo per esempio alla parabola del Movimento 5 Stelle, che è passata soprattutto invece su internet, sulla rete, si è avvalsa di quello strumento. No, io non ci ho mai creduto questa storia. La televisione continua a essere lo strumento principale. Milioni e milioni di italiani guardano la televisione o ascoltano la televisione e la radio, pubbliche e private, quindi è lì che si forma l'opinione pubblica. Non è vero, le cifre non dicono questo, non è vero che la maggioranza degli italiani è sul web, non è vero che è sul web per informarsi, è vero che è sul web per 100.000 motivi che non hanno nulla a che vedere con l'informazione. Quindi le statistiche del web sono tutte da esaminare con attenzione. La televisione è e resta lo strumento principale. Chi ha il controllo della televisione ha il controllo della politica italiana. Così è avvenuto negli ultimi 40 anni e così continua ad avvenire. Passiamo all'Unità, o meglio, restiamo sull'Unità, che dedica il titolo di apertura alla vicenda economica
del governo, a cui facevamo accenno in apertura di trasmissione, IVA e IMU e scontro PDL, Saccomanni, servono 8 miliardi, tagli non indolori, oggi a Roma vertice europeo sul lavoro, il sommario doccia fredda di Saccomanni per eliminare la tassa sulla prima casa e bloccare l'aumento dell'IVA, servono 8 miliardi per trovarli, aggiunge, i tagli non saranno indolori e si riapre lo scontro tra il PD che chiede una rimodulazione dell'IMU e il PDL che insiste sulla linea dura, oggi a Roma il vertice sul lavoro con Germania, Francia e Spagna, ma reggerà poi questo, come lo vogliamo chiamare, questo governo di larghe intese? Non lo so se reggerà. Napolitano ci ha già comunicato che questo governo è a termine, ma è al termine che decide lui, a quanto pare, quindi si andrà verso le elezioni europee, presumo, come minimo. Quindi siamo in una situazione abbastanza anomala in cui il Presidente della Repubblica decide lui quanto dura un governo, dopo averlo fatto lui, dopo aver fatto il secondo governo, decide anche quanto dura. Quindi non è il momento della crisi. Mi scappa da ridere francamente sulle cifre. Siamo lì a grattare sugli 8 miliardi, sui 9 miliardi. Questo governo sta facendo i conti senza nessuna offesa per le badanti della serva, diciamo. E io invece penso che se noi mettessimo in discussione il debito iniquo nel quale siamo strozzati, d'un colpo solo, per esempio, ristrutturando il debito italiano, la metà, diciamo, la metà del debito italiano, noi vedremo ridurre seccamente diciamo così, l'interesse da pagare sul nostro debito dagli attuali 85 miliardi a 30 miliardi, che cambierebbe completamente la situazione. Allora, la domanda che io mi pongo è: ma è possibile che noi abbiamo un governo che non è capace di andare in Europa, magari non da solo, per esempio con i greci e con gli spagnoli, con i francesi e con i portoghesi, e andare a dire che questo debito non è più pagabile in nessun modo e che quindi è logico e nell'interesse collettivo che questo debito venga cartolarizzato, cioè spostato, ristrutturato a 50 anni. Togliamoci questo inganno, è un inganno incredibile. Qualcuno dirà: e chi paga i debiti? E i debiti li pagheranno le banche di investimento che ci hanno strozzato durante tutti questi anni. Hanno rubato i soldi pubblici, adesso restituiscono. Che cosa c'è di strano? E se qualcuno mi dice che qualcuna di queste banche va in default, e dirò: e pazienza, succede. Un'impresa che vuole stare sul mercato, se ci sa stare ci sta, se non ci sa stare esce. Questo è molto semplice, e invece siamo nella situazione in cui le perdite sono socializzate, cioè le paga il popolo italiano, e i profitti invece restano privati. Non va bene così. Chi crede nel mercato dovrebbe dire una volta per tutte che le banche fallite devono fallire e non devono essere salvate, ma è talmente semplice. Il rischio di poter essere tacciati di demagogia, però, presentando una posizione no, di questo tipo? No, io non credo. Credo che la demagogia sia quella di coloro che continuano a dirci che noi dobbiamo restituire il nostro debito nel corso dei prossimi 20 anni mettendoci 50 miliardi di euro all'anno. Chi dice questo è un totale irresponsabile e demagogo, perché abbiamo il ritratto della Grecia che abbiamo visto adesso, ci sta dicendo: andate in Grecia, però a nuoto. Allora, io dico, quale demagogia? Questa è una proposta concreta. Una posizione di questo tipo fin dove dovrebbe spingersi? Anche fino al punto di mettere in discussione l'Unione Monetaria? Sì, sì, no. Io non sono favorevole all'uscita dall'euro. Penso, per esempio, che sarebbe molto più facile e possibile, possibilissimo, perché è previsto, tra l'altro, dal Trattato Europeo. Questo tutti fanno finta di non saperlo, ma l'articolo 140 del Trattato di Maastricht, al paragrafo 2, dice una cosa molto semplice, che la Banca Centrale Europea può erogare denaro a un ente di credito pubblico. Lo può fare al tasso dello 0,5%. Perché non lo fa? Molto semplice, perché in Italia non c'è più un istituto pubblico di credito. L'ultimo che esisteva si chiamava Cassa Depositi e Prestiti ed è stato trasformato in una società per azioni, la quale non è appunto abilitata, essendo privata, a ricevere denaro. La domanda è questa, la rivolgo all'attuale Primo Ministro e all'attuale Presidente della Banca Centrale Europea.
come mai avete dato a dicembre dell'anno scorso, questo riguarda Mario Draghi naturalmente, come mai avete dato 1.000 miliardi di euro alle banche al tasso dell'1%, sapendo perfettamente che le banche avrebbero usato questi soldi non per erogare crediti alle imprese produttive, ma per darli alle banche perché se si comprassero il debito italiano, il debito greco, il debito spagnolo. Questo è un circuito vizioso, senza senso, e io quindi propongo, per esempio, senza nessuna demagogia, bisogna rinazionalizzare la Banca d'Italia, bisogna chiedere che la Banca Centrale diventi pubblica, europea, e che abbia come unici azionisti le banche centrali dei paesi aderenti. Due notizie interessanti, nella giornata che va a concludersi, arrivano dagli Stati Uniti d'America. Ci sono state delle pronunce, una in particolare da parte della Corte Suprema, rappresentata anche qui in prima sul quotidiano L'Unità, la sentenza della Corte Suprema, giudici USA, vietato brevettare geni umani, non si brevettano così i geni umani, non è il titolo di un film, ma l'ultimo capitolo di una lunga vicenda giudiziaria che avrà sicuramente ricadute a livello internazionale, c'è già chi teme i contraccolpi per esempio per la ricerca. Ecco, è una mossa sensata questa da parte della Corte Suprema, la condivide oppure no? La condivido, credo che sia giunto il momento di porre dei limiti agli laboratori di ricerca scientifica che stanno superando questioni che hanno una valenza per il futuro eccezionale. Io mi baso sul principio di precauzione. Non si può consentire a un qualsiasi laboratorio di ricerca di fare delle ricerche di cui non si sa quali sono le conseguenze finali o comunque le conseguenze di lungo termine. Questo si chiama principio di precauzione. Ora, ci sono alcune ricerche che toccano i fondamenti della vita di cui noi non sappiamo quali saranno gli sviluppi. L'evoluzione degli esseri umani e l'evoluzione in generale dell'ecosistema corrisponde a leggi che noi non abbiamo ancora né indagato né siamo in grado di controllare. Se noi interveniamo sui codici di riproduzione delle specie, noi stiamo toccando materie su cui non c'è nessuna capacità di previsione. Quindi, secondo me, su queste questioni il principio di precauzione dice che bisogna fermarle e la Corte Suprema in questo caso ha perfettamente ragione. E allora, a proposito poi di Stati Uniti, l'altra arriva sul campo del Datagate, di cui tanto si è discusso nelle ultime giornate. L'ultima rivelazione, la firma New York Times, che sostiene la polizia scheda anche il DNA degli americani, poi abbiamo scoperto che era il DNA soltanto di personaggi ritenuti già conosciuti da parte dei casellari giudiziari o comunque anche potenziali criminali. Fatto sta che insomma lo scandalo del Datagate si estende di ora in ora e non ne vediamo anche i confini di termine, insomma, dove ci porterà tutto questo. Anche questo è abbastanza impressionante. Tutti pensano, ma come faranno a controllare tutta questa roba? E io credo che sia abbastanza chiaro, questi metadata sono dei dati statistici che servono semplicemente per far suonare dei campanelli. I motori di ricerca non vanno a sentire le conversazioni di tutti, vanno a sentire le conversazioni che interessano. E allora a questo punto si chiede di avere i tabulati e si va a sentire o a leggere quello che è stato scritto. Quindi, tra l'altro si dice lotta contro il terrorismo, l'unica argomentazione è la lotta contro il terrorismo. Io penso che invece è la ripetizione di una cosa che abbiamo già visto prima dell'11 di settembre del 2001, si chiamava Echelon. E dire al sistema di il grande orecchio, che tra l'altro poi si scoprì, perché io sono stato parlamentare europeo un po' dopo, dal 2004 al 2009, ma mi sono letto gli atti con cui si discusse al Parlamento europeo. In realtà la gran parte delle intercettazioni riguardavano le comunicazioni tra le imprese, si trattava crudamente di spionaggio industriale e gli Stati Uniti, attraverso i loro meccanismi, stavano spiando tutto quello che facevano gli europei, probabilmente i giapponesi e tutti gli altri. E anche in questo caso è così, questo controllo sulle comunicazioni intercontinentali è un controllo decisivo e tra l'altro serve per sapere non solo quello che si dicono le imprese, ma anche quello che si dicono i politici. Ecco, ma l'Europa su questo campo che partita può giocare? Rodotà, in un pezzo uscito su Repubblica, diceva l'Europa già all'indomani dell'11 settembre cercò di mettere sul chi varà
gli americani che stavano esagerando, stavano premendo troppo sull'acceleratore. Allora persero quella battaglia. Oggi l'Europa ha gli strumenti per poter di nuovo imporre il proprio punto di vista? L'Europa li avrebbe se fosse guidata da persone indipendenti dal potere americano, ma siccome noi siamo membri della NATO e su tutte le questioni della sicurezza obbediamo, sottolineo la parola, obbediamo agli ordini che vengono da oltreoceano, la domanda è: qual è il politico europeo che è in grado di dire adesso basta? Siccome non siamo autonomi e siccome non siamo sovrani, non abbiamo dirigenti politici che possono dire basta. Io ho anche il sospetto che non possono dire basta perché anche loro sono sotto il controllo o sono stati sotto il controllo. Su quell'obbediamo che ha detto, qualcuno aggiungerebbe per fortuna. Non lo so, io temo che non sia tanto fortunato, non siamo tanto fortunati per questo, perché per esempio può accadere, come è accaduto, che gli Stati Uniti usano nei loro interessi una situazione di crisi internazionale per portarci in guerra, dove noi moriamo, possiamo morire, comunque sono morti i nostri soldati, vogliamo ricordarcelo. Noi siamo andati in Iraq e ci siamo stati parecchi anni, con parecchi morti, su una guerra che era stata decisa da loro, sulla base di dati falsi. Quindi o noi abbiamo qualcuno che è in grado di misurare quello che fa, oppure abbiamo dei servi che ci portano in guerra per fare delle guerre che interessano loro e non noi. E qui non c'è solidarietà che tenga. Se noi abbiamo un alleato irresponsabile, la domanda è: ma siamo nell'alleanza giusta o forse non è il caso di chiedere qualche garanzia ulteriore? Io sono per questa seconda variante. Il giornale è evidentemente attratto anche qui dal caso Datagate, ne parla nel suo taglio centrale: Obama come il KGB, spia pure il DNA, scandalo privacy, raccolto senza autorizzazione il profilo genetico di migliaia di americani, si allarga il Datagate, lo scandalo sulla violazione della privacy negli Stati Uniti, l'allarme l'ha lanciato il New York Times, secondo il quale le autorità hanno archiviato il DNA di centinaia di migliaia di cittadini americani pregiudicati o solo sospettati. Non basta l'11 settembre per giustificare tutto quello che sta accadendo? No, non è mai bastato. L'11 settembre è stato seguito dal Patriot Act, che era già stato scritto prima dell'11 di settembre, che ha praticamente azzerato la Costituzione americana. Il Presidente Obama è arrivato al potere e non ha toccato quel documento cruciale, perché ha cambiato la faccia degli Stati Uniti. Il Patriot Act cancella tutte le libertà, concede all'amministrazione di fare tutto quello che vuole, e da quel momento si è utilizzato l'11 settembre per fare tutto quello che volevano. L'unica sorpresa, semmai, è di quelli che pensavano che il Presidente Obama sarebbe stato un cambio di linea. Io non sono tra quelli. Quando venne eletto Obama scrissi un pezzo sul mio blog in cui lo definivo la migliore operazione di maquillage mai tentata dai tempi dei faraoni. Un fantastico maquillage che adesso dimostra quello che valeva, cioè Obama è il continuatore, fratello e amico di George Bush che lo ha preceduto. Obama ha evidentemente fatto molto leva su un'immagine che è risultata vincente, c'è chi lo definisce quasi un marchio, come fosse una nota bevanda con le bollicine, che evidentemente ha colpito l'immaginario collettivo, appunto anche da meritarsi la riconferma. Allora, da Obama a Ignazio Marino, mutatis mutandis, mi permetta, Giulietto Chiesa, se ne occupa Vittorio Felti, ancora in prima sul giornale, evidentemente colpito questa immagine del sindaco in bicicletta, scalato il Campidoglio pedalando, e questo è il commento che gli riserva Feltri: Marino in bici, maglia rossa, di narcisismo, sindaco ecologico. Ecco quanto è importante anche il messaggio che si dà. È effettivamente soltanto narcisismo quello di Marino? Che opinione si è fatto del personaggio? No, non è narcisismo, è un pezzo, non è narcisismo, è un pezzo della società dello spettacolo. Se vuoi guadagnare uno spazio sui media devi fare qualche cosa che abbia a che fare con quello di cui parlano i media. So che siamo in televisione e non voglio offendere nessuno, ma insomma, in sostanza i media stanno trasformando la politica in una vaudeville, diciamo così, in una pochade, in uno scherzo di cattivo gusto, e quindi tutti i politici che vogliono stare sui media devono comportarsi nello stesso modo. Quindi sali in bicicletta, così la gente pensa: o come ecologista, o come originale,
o come è coraggioso. E così la politica svanisce, cioè il programma di Marino qual è? È quello di salire in bicicletta al Campidoglio. E quindi i politici come si vedono? Si vedono come delle saponette, più o meno come è sempre accaduto nelle elezioni americane. Anche lì i presidenti si comprano e si vedono come le saponette. Dopodiché se uno pensa che questa sia la democrazia, auguri, auguri, non so che dire altro. Io penso che questa non sia la democrazia. Chiudiamo questa prima parte del nostro programma televisivo Titoli di Coda con ancora il titolo del giornale di apertura. Stavolta tornano i tassatori, il solito vizio, ci risiamo dopo Monte, anche il governo Letta non mantiene le promesse, cede ai diktat europei, aumenta l'IVA, ecco perché il PDL non può permetterlo. Insomma, evidentemente anche la famiglia Berlusconi vuol far sentire la sua in quella che si annuncia come una partita decisiva all'interno degli equilibri della maggioranza. Ci fermiamo solo pochi istanti, tra poco nuovamente in diretta con Titoli di Coda. Tra via Collatina e via Prenestina, a due passi dal centro commerciale Roma Est, il gruppo Edoardo Caltagirone prosegue la vendita di nuovi fabbricati a Ponte di Nona. Abitazioni in pronta consegna. Venite a scegliere il vostro appartamento. Troverete ampie disponibilità di varie grandezze, i più piccoli composti da salone con angolo cottura, camera da letto, bagno e un ampio balcone. I più grandi con salone, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni e balconi spaziosissimi. Gli attici con i loro grandissimi terrazzi sono unici per bellezza e panorama. Edifici rivestiti in cortina, curati in ogni particolare, realizzati secondo tecniche costruttive tradizionali e modernamente rifiniti con materiali di prima scelta. La vendita curata direttamente dal nostro personale vi permette di risparmiare i costi aggiuntivi di intermediazione. Diverse forme di pagamento, comode e personalizzate a seconda delle vostre esigenze, con mutui a condizioni straordinarie. Un'occasione irripetibile da non perdere. I nostri uffici vendita in Viale Francesco Caltagirone numero 243 e Via Giacomo Mattetrucco numero 144 sono sempre aperti, anche la domenica. 06 22 53 294 06 22 18 14 67 IC, dove le case sono più belle. Per la tua pubblicità su Teleroma 56, telefona alla PubliRoma ICA 06 88 52 91 82. Fax 06 88 14 307. www.publiroma.net. Nuovamente in diretta con Titoli di Coda, l'ospite di stasera è Giulietto Chiesa, al quale sottopongo un po' la questione araba che è sempre sullo sfondo, ma poi mica tanto se pensiamo a quello che sta accadendo per esempio in questi giorni a Piazza Taksim, ad Istanbul e di Turchia, ma anche di Iran parla Europa, domani in edicola con l'editoriale firmato da Guido Moltedo, Iran e Turchia, la fragilità di due giganti. Leggiamo la parte finale di quello che compare in prima pagina. Questo scenario, scrive Moltedo, va avanti da tempo, ma con le primavere arabe si era ulteriormente consolidato. La novità di questi ultimi tempi è il conflitto tra Turchia e Iran, che sta rimettendo tutto di nuovo in discussione. Conflitto freddo, certo, anzi per lo più
agito attraverso forze proxy per procura in un paese terzo, la Siria. Inaspettatamente la dinamica di questa tensione ha finito per riverberarsi nelle rispettive situazioni interne e pressoché contemporaneamente, sia in Iran sia in Turchia, c'è un intenso fermento che espone i due colossi regionali alle stesse sfide che hanno scosso i paesi arabi e sia a Teheran sia ad Ankara, le leadership che hanno guidato i due paesi nell'ultimo decennio sono scadute. In Iran Mahmoud Ahmadinejad è fuori, avendo già svolto due mandati, e oggi si vota in Iran per il suo successore. Ad Ankara Recep Tayyip Erdogan è tutt'altro che solido alla guida della Turchia. E insomma, due paesi che evidentemente incrociano i loro destini e dal cui esito insomma dipende anche l'equilibrio di quell'area così complicata. Tutto deriva dalla Siria, dalla guerra siriana, io credo. La guerra siriana è una grande carta politica di Israele e degli Stati Uniti, sebbene il presidente Obama abbia fatto di tutto per mostrarsi prudente e, come dire, riservato, ma non c'è aereo che si muova in quei cieli che non abbia avuto la sua approvazione. Quindi tutto quello che avviene là avviene sotto il comando indiretto degli Stati Uniti. Poi i veri belligeranti sono Francia, Gran Bretagna e Turchia, ma insomma dietro questi c'è la potenza imperiale che vuole conquistare l'Iran più che la Siria. Quindi entrambe le crisi, ha ragione Molteno, derivano da tutti e due. C'è una crisi interna in entrambi i paesi, ma ho l'impressione che questa crisi interna sia stata pensata e costruita molto più lontano. Non credo che sia una cosa di carattere religioso, sono le battaglie per chi vuole stare da una parte o chi vuole stare dall'altra. Più passa il tempo e più la crisi mondiale si acuisce. Si acuisce perché c'è un grande protagonista fuori da quest'area, apparentemente, che si chiama Cina e che si rifornisce di petrolio in Iran e che è il giocatore principale in questa situazione. Gli Stati Uniti vogliono contrastare la Cina, vogliono prendersi tutto il petrolio del Medio Oriente e per fare questo devono prendere il petrolio iraniano. Quando avranno preso il petrolio iraniano avranno chiuso il cerchio e tutto l'Occidente sarà costretto a rifornirsi attraverso le agenzie petrolifere americane in dollari. Questo è il disegno, io lo vedo chiarissimo. Ai cinesi non piace, ai russi non piace. Per questa ragione i russi stanno dando alla Siria i missili S-300 che saranno molto difficili da digerire e quindi noi siamo in una situazione di altissima, altissima tensione internazionale. Noi cerchiamo gli 8 miliardi di euro per risolvere i nostri problemini e invece dovremmo discutere di dove si collocherà l'Italia e l'Europa in questo conflitto. Poi ci arriviamo ancora perché su argomenti, come dire, assimilabili a quello che abbiamo toccato ci sono altri aspetti da approfondire, come un accordo commerciale molto importante che sta per essere siglato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Mm-hmm. Ci arriviamo. Però ancora stando su Europa, vedendo ancora la politica italiana in questo ping pong interno ed estero, vediamo cosa scrive. Processi e caos, Movimento 5 Stelle, è qui che rischia Letta, più che l'IVA sono i tribunali a nervosire Berlusconi, mentre il centrosinistra si agita su scissioni grilline e nuove maggioranze. Il pezzo è firmato da Francesco Losardo, ci si occupa particolarmente di quelli che sono i mal di pancia, i malessere, insomma, che stanno emergendo in queste ore all'interno del Movimento 5 Stelle e più in generale di questa galassia politica. Guido Giulietto Chiesa, che idea si è fatto? È un movimento destinato a rannicchiarsi su se stesso o saprà trovare uno scatto di rene anche di unità interna? Difficilissimo dire questa cosa perché dipende, in questo momento mi pare che dipenda essenzialmente da Beppe Grillo e quindi entrare nel suo cervello è molto difficile. Se Beppe Grillo continua a insistere sulla linea di questi due mesi, credo che produrrà inevitabilmente la implosione dei suoi gruppi parlamentari. Non possono reggere perché sono senza guida, perché non sanno esattamente cosa fare, perché non hanno una strategia, perché non sta scritta nel loro programma, non c'è niente da fare, non c'è una strategia. Ma si infrangono sui principi, sul programma o sui soldi, come qualcuno afferma? No, se dei soldi va bene, fa scandalo perché è confusa, ma in realtà io guardo la sostanza. La sostanza è che questo movimento ha prodotto un gruppo parlamentare di persone giovani, inesperte, non sciocche,
fortunatamente non ricattabili, l'unica cosa importante è questa, si tratta di personale nuovo che deve imparare, ma la questione principale è che non ha una prospettiva, non ha una strategia, ha un programma che è per certi aspetti buono, per altri aspetti debole e non ha una guida. Come si può immaginare che un movimento come quello sia guidato da due persone, Beppe Grillo e Casaleggio, le quali nessuna delle due ha la competenza sulle materie elementari su cui questi deputati devono andare a discutere nelle commissioni, nel Parlamento? Bisogna sapere che rapporto c'è tra una decisione e l'altra. Dove sta la guida? Vanno a chiedere a Grillo come si devono comportare? Non lo possono fare perché Grillo non gli darà delle risposte. Ecco, questo è il problema. Quindi, io l'ho già detto a più riprese, occorrerebbe che Grillo capisse che la macchina che lo ha portato al successo e che gli ha prodotto 8 milioni e mezzo di voti non è la stessa macchina che può guidare un gruppo parlamentare di un paese come questo. Molto semplice, bisogna cambiare macchina e quando ti si fonde il motore lasci lì la macchina e scendi, ne prendi un'altra se ce l'hai. Se non ce l'hai purtroppo le cose non saranno felici per il Movimento 5 Stelle. Lo stiamo vedendo già dai risultati delle amministrative. Questo io starei un po' più prudente, nel senso che io credo che quello che è successo il 24 e il 25 sia stato una grande onda, ma non una onda stabilizzante. Nessuno avrebbe potuto pensare che l'evento del febbraio costituisce una nuova solidificazione. Al contrario, è una fusione. Abbiamo avuto 19 milioni di italiani che hanno cambiato partito, uno. I due partiti principali hanno perso 10 milioni e mezzo di voti, due. È ovvio che siamo in un pieno terremoto. Si sono sbagliati anche quelli del Movimento 5 Stelle che pensavano che quel 25% che hanno preso fosse definitivo. Ma non era così. Adesso poi, dopo le politiche, ci sono delle amministrative dove i criteri sono completamente diversi e loro erano i meno insediati di tutti. Quando vieni al dunque, la gente non va a votare a livello locale i 5 Stelle, perché c'è il problema degli amici, conoscenti, fratelli, interessi, eccetera, eccetera. Tutta questa roba qua, a me devo dire francamente, non è questo il segnale più importante. Secondo me il 25% di Beppe Grillo rimane un fatto politico di enorme portata, ma è una delle onde. Io sono genovese e siccome conosco un po' il mare, so che le onde non vengono mai da sole, non esiste un'onda isolata nel mare. Esistono diverse onde. La genovese ha qualche strumento in più per capire allora anche la strategia di Grillo. So cos'è il bulesume e so che cosa sono le onde. Le onde sono in serie. Quella che abbiamo visto è una onda, non è l'unica onda. Ce ne saranno altre che possono modificare tutti, compreso il Movimento 5 Stelle. Ma la prossima tornata è tutto un punto interrogativo. Credo che il PD, per esempio, commetterebbe un grave errore se pensasse che il pericolo è stato scampato. No, non è così. Illusione. Ci rivedremo fra qualche mese. Sembra una minaccia quella di Giulietto Chiesa, probabilmente lo è. La porto sul Manifesto, che sceglie un'apertura differente, come spesso accade al Manifesto, trasloco e un bel divano in primo piano. Che cosa è successo? La storica fabbrica Natuzzi lascia l'Italia e delocalizza la produzione dei divani in Brasile. Quasi 2.000 dipendenti perdono il lavoro, i sindacati, la crisi di vendite è una scusa, l'azienda se ne va per risparmiare, il 28 sciopero negli stabilimenti pugliesi. Per dimensioni questa assomiglia quasi alla crisi della TV pubblica greca, Giulietto Chiesa. Lì sono circa 2.300-2.400 dipendenti, qui circa 2.000, insomma parliamo di un grosso affare. Una bella botta, certamente una bella botta, ma è l'addazzo che ha caratterizzato questi anni. È irreversibile. Io credo che in qualche misura, io non sono un sostenitore dei dazi, delle barriere doganali, ma io penso che la globalizzazione sia finita e che bisogna adottare delle misure di tutela graduali, costruite con intelligenza, senza offendere, ma ci vuole un do ut des, come dire. La globalizzazione è saltata per aria. Parliamoci allora aveva ragione la Lega? Non lo so se aveva ragione la Lega, io lo penso da molto tempo. Io penso che il grave errore che è stato commesso, ma non qui, è stato commesso negli Stati Uniti d'America a partire da Bill Clinton, è stata la totale liberalizzazione dei movimenti di capitali.
Questa è l'origine di tutto. Nel momento che tu liberalizzi i capitali volano nello spazio di un attimo dalla Corea del Sud all'Italia, al Giappone, e però gli uomini non sono mica così veloci nei movimenti. Gli uomini sono fatti di carne ed ossa. Prima volano i capitali e poi dopo abbiamo la fabbrica che ritiene che i suoi capitali vadano da un'altra parte e segue i capitali. E non c'è niente da fare. Non lo dico io, poi tra l'altro. Immagino che lei mi dica che io sono un po' demagogico o che dico delle cose un po' azzardate. Non mi permetterei. Io cito sempre i grandi saggi. Paul Krugman ha scritto 15 giorni fa un articolo in cui ha detto esattamente la stessa cosa. Il libero movimento dei capitali è stato un gigantesco errore mondiale. E lui ha proposto che cosa? Poniamo un freno. Se non vogliamo che le fabbriche scappino da un'altra parte, noi dobbiamo porre un freno al libero movimento dei capitali. Qualcuno griderà, oh Dio, i mercati dove li mettiamo? I mercati, la mia risposta è chiara, non è quella di Krugman, ma è quella di un altro grande economista che si chiama Galbraith. Ha detto comunista? Ho detto comunista perché sembrava. In questo libro Galbraith sembrava quasi un comunista, perché ha scritto il mercato è una grande truffa. Ecco, a questo proposito, visto che vi abbiamo fatto cenno in precedenza, parliamo di questo trattato in vista tra Unione Europea e Stati Uniti d'America. Ne scrive anche il manifesto, la NATO del commercio al via il trattato, quindi evidentemente qualcosa si muove anche sotto il profilo di una maggiore tutela delle economie atlantiche, mettiamo così, delle due sponde atlantiche. È il trionfo della liberalizzazione su tutti i fronti. Oggi a Lussemburgo i ministri del commercio dei 27 aprono i negoziati tra Unione Europea e Stati Uniti con l'obiettivo di firmare la Transatlantic Trade and Investment Partnership e fondare una sorta di NATO del commercio tra le due grandi potenze economiche che concentreranno il 40% degli scambi mondiali in funzione anticinese. Può essere questa la soluzione di tutti i mali? No, non è la soluzione, è il disegno, questo è chiaro. Siccome io da tempo scrivo che si sta preparando a una grande guerra in cui i protagonisti principali saranno Cina e Stati Uniti, è ovvio che questa è una mossa che cerca di vincolare il più strettamente possibile l'Europa al destino degli Stati Uniti. Insomma, si demarca il campo? Sì, sostanzialmente sì, decidere dove sono i nuovi confini. Dubito che questa sia una buona soluzione, dubito fortemente. Perché? Perché gli Stati Uniti sono il paese più indebitato del mondo e, a mio giudizio, sebbene l'intero flusso informativo tende a dire che gli Stati Uniti crescono mentre l'Europa non cresce, la mia opinione è esattamente l'opposta. Gli Stati Uniti crescono perché la loro economia è drogata dalla produzione di denaro artificiale, il cosiddetto quantitative easing, che tiene in movimento gli Stati Uniti, ma il problema è fino a che punto? Perché se si gonfia la massa monetaria, lo stanno facendo gli americani col dollaro, lo stanno facendo i giapponesi con lo yen, lo stanno facendo gli inglesi con la sterlina e in parte anche l'Europa, è come una mongolfiera. Dovremmo porci il problema. Questa mongolfiera per un po' salirà nell'atmosfera, ma non c'è niente di infinito. A un certo punto questa gigantesca mongolfiera di derivati e di denaro virtuale arriverà ai confini dell'atmosfera e a quel punto smette di crescere. Sull'intesa, sul trattato in vista tra Unione Europea e Stati Uniti d'America c'è però uno scoglio e nemmeno particolarmente piccolo, che è quello francese. Ne parla il Sole 24 Ore in prima pagina, intesa USA Unione Europea ostaggio di Parigi, perché la trincea francese è la difesa della cultura europea, scrive Giorgio Barba Navaretti, l'eccezione culturale invocata dalla Francia per escludere l'industria audiovisiva dal negoziato di libero scambio tra Europa e Stati Uniti non aiuterà la cultura e neppure l'economia europea, la cultura nazionale non si protegge difendendosi da quanto proviene dal resto del mondo e allo stesso modo le radici di un paese si rafforzano quando la propria cultura oltrepassa le frontiere e si diffonde e si ragiona in
termini economici in qualunque negoziato commerciale, un'eccezione ne genera un'altra. Dunque, usando gli stessi argomenti della Francia, perché gli Stati Uniti non dovrebbero porre un'eccezione vinicola per proteggere i vitigni californiani dall'importazione di Beaujolais o di Barolo? Non mi stupisce minimamente che il Sole 24 Ore si schieri dalla parte degli Stati Uniti. Lo hanno fatto sempre, continuano a farlo. Ha ragione Parigi invece? Io invece penso che i parigini siano in questo momento, e come sono stati in molte altre occasioni, i veri difensori di una visione europea. Non è questione soltanto di merci, è questione di cultura. Gli Stati Uniti ci hanno imposto il loro mercato, i loro criteri, la loro idea del mondo e ci hanno portato in un bruttissimo tornante della storia. La crisi che stiamo vivendo adesso non è nata in Europa, la crisi è nata negli Stati Uniti nel 2000 ed è proseguita dal 2000 al 2008 con una gigantesca produzione di subprime, cioè di titoli che non avevano nessun valore. Questo è l'origine della crisi ed è l'origine del capitalismo finanziarizzato al punto tale che oggi ormai la quantità di derivati supera di 20-30 volte il prodotto interno lordo del pianeta. Ancora qui, come dicevo prima sulla democrazia, chi pensa che questa sia la strada per continuare si sbaglia gravemente. È bene dirlo adesso, così quando ci troveremo ancora più in difficoltà capiremo perché abbiamo sbagliato. Fatto Quotidiano, questo è il titolo, diverso rispetto agli argomenti che abbiamo fin qui trattato. Si può uccidere Gheddafi, il caso B finisce al Copasir. Dopo le rivelazioni del fatto sulla richiesta ai servizi di eliminare i Raisi di Tripoli, l'unica smentita d'ufficio è quella di Bonaiuti, incredibile infamia, ma emergono nuovi particolari. Il Cavaliere temeva la vendetta dell'ex amico, il Comitato Parlamentare di Controllo sulla Sicurezza se ne occuperà martedì. Furio Colombo scrive, hanno fatto di tutto per silenziare il tirano, poi c'è anche una foto del baciamano di Berlusconi a Gheddafi, relazioni troppo pericolose quelle tra i due? Sì, che possono pericolose, non c'è il minimo dubbio, mi pare di capire, soprattutto per Gheddafi. Io non mi stupirei così tanto se fossi Bonaiuti, via, non siamo mica nati ieri, i dittatori quando è comodo si uccidono. Io guardo sempre la serie dei dittatori che sono stati uccisi in questi ultimi anni. Milosevic, io ritengo sia stato ucciso. Arafat, io ritengo sia stato ucciso. Saddam Hussein è stato ucciso. No, perché apparentemente sono morti di malattia, ma io non ci credo. Saddam Hussein è stato ucciso in un processo, francamente, di cui abbiamo tutte le ragioni per dubitare. Gheddafi è stato ucciso in un modo che tutti sappiamo come è stato ucciso. Non capisco per quale ragione ci si stupisca. I dittatori vanno uccisi perché bisogna dare una lezione mondiale a tutti coloro che intendono ribellarsi. Sappiate che se vi ribellate, vi uccidiamo. È un messaggio che l'impero è sempre accaduto nella storia del mondo. L'impero fa così con i suoi subalterni. Quando si ribellano, li uccide. Poi altri magari li ammazza più silenziosamente, facendogli venire un cancro o mettendogli un po' di polonio, basta qualche microgrammo in qualche piatto di minestra. Quindi siamo arrivati a un punto in cui i servizi segreti hanno un tale potere come non lo hanno mai avuto prima nella storia dell'uomo. Visto considerato che l'Occidente produce denaro infinito, può permettersi di pagare infinitamente i suoi servizi segreti. E con tutte le tecnologie che abbiamo bisogna proprio essere davvero molto ingenui, pensare che non le usino. Le usano, e come che le usano? Il caso dei preti pedofili finisce in prima anche sul Fatto Quotidiano, l'inchiesta di Savona. Orge Gay in Vaticano, vi racconto tutto, parla Francesco Zanardi che ha raccolto le testimonianze sul manager a conoscenza dei festini a servizio pubblico e sacerdoti che adescano i ragazzi, tra tutti forse questo è quello più scottante dei dossier sul tavolo di Papa Francesco. Sì, penso, guardando questo titolo penso che Ratzinger ha fatto un gesto rivoluzionario. Io ho l'impressione che la crisi... Forse è l'unico possibile a quel punto. Sì, sostanzialmente il gesto di uno che dopo averci provato... scopre che non può fare
e scoprendo che non può fare, pensa che se rimane al suo posto condivide la responsabilità di quello che succede. E secondo me, pur essendo un conservatore, si è rivelato un rivoluzionario da questo punto di vista. Cioè ha gettato un grido d'allarme che, io non so, magari non tutti i vaticanisti saranno d'accordo con me, ma io che non sono un vaticanista mi permetto questo giudizio. Io ho l'impressione che la Chiesa Cattolica sia in una crisi molto più vasta di questa, dei preti pedofili. È una Chiesa che ha sposato l'Occidente, cioè si è identificata con l'Occidente negli ultimi 50 anni, mentre la popolazione del pianeta passava da 1.300.000 uomini a 7 miliardi, gran parte dei quali non sono cattolici per niente. Allora, una Chiesa che invece, una Chiesa ecumenica, apostolica, che invece di estendersi si chiude dentro l'Occidente, mentre il resto del mondo si espande, si trova a essere una piccola minoranza dentro un mondo di 7 miliardi di persone che non la conoscono. Un papa sudamericano può costituire una prima persona? Io credo che sostanzialmente quello che è maturato nel conclave sia questo, cioè che questi hanno capito che se vogliono recuperare devono ricollocare la Chiesa e quindi hanno scelto giustamente, secondo me con certa saggezza, un cardinale non solo italiano ma neanche europeo. A questo punto però l'attuale papa si trova di fronte a un groviglio di vipere là dentro, un vero groviglio di vipere, che districarlo sarà un problema. Quindi credo che noi siamo di fronte a una grande crisi che durerà a lungo, non credo che sia un piccolo dettaglio, è una crisi storica della Chiesa, è uno dei protagonisti del mondo, è stata nel XX secolo uno dei protagonisti del mondo e adesso improvvisamente nel XXI secolo si scopre che non è più un protagonista come era prima. Beh, questo è un grande passaggio. Sarà anche interessante vedere come il Papa porterà avanti, per esempio, le relazioni con i paesi latinoamericani. Il 17 giugno, dunque ci siamo, è previsto un faccia a faccia con il nuovo presidente del Venezuela, Maduro, che ha visto confermato l'esito elettorale, dunque è stato legittimamente eletto, secondo quello che ha affermato il CNE in Venezuela, dunque è legittima la successione a Chavez, anche se Capriles continua a invocare nuove elezioni. Ecco, quella sarà un'altra area strategica alla quale il Papa evidentemente guarderà con occhio di riguardo. Sì, io leggerò con molta attenzione quello che succede, perché da cosa dirà il Papa si capirà che cosa intende fare la Chiesa proprio in quella direzione che dicevo prima, almeno per quanto riguarda l'America Latina. Non dimentichiamo che là c'è il Brasile, che è uno dei giganti del mondo contemporaneo e del mondo futuro. Quindi da come si colloca la Chiesa in America Latina si capirà che cosa intende fare la Chiesa di Papa Bergoglio nei confronti dell'ex terzo mondo, diciamo dei 6 miliardi di non cattolici e di non occidentali che popolano questo pianeta. Ancora chiusura con il Fatto, dunque con questioni interne, golpe di governo, la Costituzione la rovinerà il Club dei 40 Saggi, una modifica d'urgenza al regolamento stravolge l'articolo 138 e blinda la controriforma, 20 deputati e 20 senatori cambieranno forma di Stato e di governo con procedura speciale e urgente in 18 mesi, Parlamento espropriato, potrà solo prendere o lasciare, non modificare, proteste il Movimento 5 Stelle SL, schifato persino Schifani, ma il PD non batte ciglio, insomma qui si pone l'accento su questa modifica d'urgenza al regolamento che potrebbe determinare anche una profonda revisione costituzionale senza i necessari contrappesi, parrebbe di capire. È un tentativo molto grave, condivido il giudizio del Fatto su questo punto, è un tentativo molto grave di cambiare il terreno della discussione. Con tutti i problemi che ha l'Italia, tirare fuori il discorso della riforma costituzionale e del presidenzialismo o del semipresidenzialismo ha tutta l'area di essere una manovra, diciamo, diversiva. Si vuole trascinare nuovamente l'Italia sul discorso della governabilità, sul discorso che impedirà una riforma decente della legge elettorale e che porterà via pezzi interi di diritti fondamentali del popolo italiano. Questo è quello che vedo in assoluta trasparenza. La procedura stessa è una procedura palesemente fuori o sul confine immediato della incostituzionalità e del golpe vero e proprio.
Io credo che tutti questi discorsi sulla governabilità del paese dai tempi di Craxi sono stati una grande truffa ai danni del popolo italiano. Siamo stati portati dal proporzionale al maggioritario in tutte le salse, fino ad arrivare al Mattarello e poi al Porcellum. Tutti questi sono stati tutti passaggi, uno dietro l'altro, in cui il voto degli elettori è stato ridotto e frazionato fino al punto da renderlo irriconoscibile. C'è una sola soluzione, molto semplice, non occorre nessuna riforma istituzionale: passare al proporzionale diretto con sbarramento il più basso possibile. Un modello tedesco è il più decente, i modelli che ci stanno presentando adesso sono del tutto indecenti. Ultime citazioni dal Tempo: emergenza carceri, Cancellieri le svuota, ha proposto un emendamento, vanno a casa 3-4 mila detenuti, ha poi a quattro mani Ratzinger e Francesco un'enciclica firmata da due papi, Far West a Roma, sono gli autori dell'attacco al 118, dubbi sulla dinamica del delitto, San Basilio 15 indagati per l'assalto, poi finale di basket, la seconda gara è della CEA, ora con Siena il conto è pari, quindi Campidoglio, Marino pensa alla giunta, Alemanno a lasciare il PDL, ha fatto 5-6 citazioni, tipo domanda a piacere, 30 secondi per Giulietto Chiesa, quale di questi argomenti la stuzzica di più per un ultimo commento da 30 secondi? Carceri, Marino, San Basilio, la violenza urbana? Carceri solo per una battuta veloce, qui in realtà ci vorrebbe un nuovo sistema, questo sì che ci vorrebbe una nuova legge quadro per riformare tutta la giustizia italiana. Bisognerebbe non mettere i 40 saggi che fanno quel lavoro lì sulla Costituzione, ma scegliere 40 giuristi puliti, super partes, che siano in grado di dire che cosa bisogna fare per dare agli italiani una giustizia elementare. Questo bisognerebbe fare, sarebbe una delle cose più urgenti. Almeno 20 milioni di italiani sarebbero grati e interessati. Grazie a Giulietto Chiesa, buon lavoro e in bocca al lupo per tutte le sue novità anche professionali. Sappiamo che il suo blog è particolarmente operativo, su Facebook ha un'attività non indifferente, quindi sappiamo che anche è solito rispondere ai post dei suoi seguaci. Questo insomma non è da tutti, le fa onore. Buon lavoro, a presto. Titoli di Coda torna domani sera, arrivederci.